Buonasera a tutti, vi presento, sono Fabio, W3FVZ, e vedremo questa sera una tecnica utilizzata dai radioamatori per riuscire a fare comunicazioni a grandi distanze utilizzando l'aereo come riflettore passivo. Cosa si intende per riflettore passivo? Si intende il fatto che l'aereo, cioè l'onda che rimbalza sull'aereo non viene amplificata, ma viene solo modificato il tragitto, viene riflessa e viene fatta cadere dall'altra parte. Questa cosa in realtà succedeva molto spesso, cioè spesso nel passato, di riuscire a comunicare con alcuni radioamatori, magari in Germania, per pochi minuti, secondi, poi spariva completamente e si davano le cause alla propagazione. In realtà poi si è scoperta questa cosa qui, cioè in realtà in quel momento c'era un aereo di mezzo. 2 anni fa abbiamo visto come si può usare la Luna per fare da riflettore, però lì per usare una Luna richiede sia come potenza che come impianto, diciamo, una discreta stazione. Per fare questa cosa qua invece bastano le normali potenze che utilizziamo. Che sono utilizzate dai radioamatori. Quello che viene spesso utilizzato questo sistema è durante le gare, che vengono comunemente chiamati contest. Perché nei contest il punteggio è dato da quanti chilometri fai, cioè un punto al chilometro. Quindi se fai 10 km, 10 punti, se fai 900 km, 900 punti. Per cui più distante vai, e meglio è. Com'è che funziona? Lo dico velocemente perché non ha niente a che vedere, è solo per darvi l'idea. Quando c'è una gara viene passato un rapporto che si chiama RST, che diciamo è quanto il segnale arriva bene, e un numero progressivo che serve per i controlli, è il VV locator. VV locator non è altro che una suddivisione ulteriore dei quadratoni latitudine e longitudine, per cui praticamente dalla posizione, tipo qui siamo in JN 65 Charlie Lima, identifico un quadrato qui attorno di 4 km circa. Passando questi dati, se ha una certa precisione, si riescono a calcolare i chilometri di distanza tra le due stazioni. Sostanzialmente, cosa succede? Chi vuole dopo può venire da noi. Noi in questo momento stiamo ricevendo, grazie a Guido, ogni aereo trasmette un'informazione della telemetria all'interno, verso fuori via radio, sulla frequenza di 1090 mega, 1 giga e 0,90. E trasmette dei dati circa la posizione, poi cos'è che trasmette? Posizione e basta, perché poi la velocità è data dalla distanza. Ah, la velocità, pensavo che fosse data il suo identificativo. Comunque trasmette tutta una serie di informazioni, tra cui una fondamentale che a noi serve è la posizione e l'altezza, perché da queste due informazioni noi sappiamo dove è l'aereo, e sappiamo a che altezza è, e da lì sappiamo dove siamo noi e sappiamo, dopo vi spiego come, il nostro corrispondente, quindi sappiamo, il software fa il calcolo per dire che aerei ci sono attorno e quando ci sarà la finestra temporale utile a fare il collegamento. È logico che se le due stazioni sono a livello del mare, il collegamento, la distanza del collegamento è data dall'altezza dell'aereo, quindi più l'aereo è alto e più aumenta i chilometri del collegamento. Questo è monodirezionale, vuol dire che se vedo 550, 450 km sono 400 più 400, quindi 900 km. In realtà si arriva un po' di più perché può essere che le due stazioni sono in montagna, tipo a 2000 metri, e quindi varia anche la distanza. Quindi tecnicamente siamo intorno ai 1000 km di distanza, su una frequenza delle VHF in su, dove queste sono frequenze che sono
tendenzialmente ottiche, quindi non rimbalzano come sono le HF nel cielo e tornano indietro, ma vanno via dritte. Quindi tendenzialmente si coprono distanze intorno ai 300-400 km, 500. Si riescono a fare di più, ma in certe condizioni. Con l'aereo si ha la sicurezza di farlo sempre. Come vedete, con l'aumentare dell'altezza del corrispondente aumenta anche la portata del QSO. Quindi questo, come vedete, ha due stazioni che sono tutte e due a 1000 metri, quindi sono in montagna a 1 chilometro d'altezza. Altra cosa che non ci deve essere di mezzo sono facciamo l'esempio, nel nostro caso, le Alpi. Le Alpi possono creare un problema se l'altitudine dell'aereo è troppo bassa, perché l'incidenza non passa sopra le Alpi, ma va a finire sulla montagna, per cui il software tiene conto anche di questo. Per cui se ho le Alpi e io sono troppo sotto le Alpi e l'aereo è dietro le Alpi, per esempio, mi dirà che il collegamento è impossibile. Quindi un'altra cosa fondamentale che il software deve calcolare è il nostro profilo ottico per quanto riguarda le montagne. Io sto andando un po' veloce perché se abbiamo forato vorrei rientrare nei termini. Ditemi, fermatemi se c'è qualcosa che non capite. Questo qui è come si vede poi il software. Sostanzialmente c'è la mappa con tutta la posizione degli aerei in quell'istante. Si vede il profilo nostro e quello del nostro corrispondente, e qui ci dice tutti gli aerei che sono all'interno di questa parte viola sono aerei che sono giusti per fare il collegamento, perché possono esserci dei casi in cui avete più di un aereo all'interno in questo caso ce n'è uno solo, che è questo qui che vedete in viola. Per cui questa stazione che è qui a Venezia sta comunicando con questa che è in Germania attraverso questo aereo. Il software ti dice la posizione e adesso non si vede, ma dice anche quanti minuti è entrato e per quanti minuti ancora è, secondi o quello che è ancora buono per il collegamento. Attenzione che ci sono, qui non ce ne sono, ma possono esserci altri aerei che possono entrare e diventare attivi e quindi continuare a generare il collegamento. È interessante perché a seconda l'incidenza dell'ingresso dell'aereo, perché in questo caso l'aereo entra traversalmente la linea. Se invece è parallelo alla linea, il collegamento dura di più. Per cui un aereo che sia parallelo a questa linea, che quindi ha una direzione che è verso l'operatore di destinazione o quello che sta chiamando, tendenzialmente ha una durata maggiore. Quando ci passa attraverso, la durata è minore, dipende poi anche dalla velocità dell'aereo, però solitamente a quell'altezza lì sono sempre veloci. Il software va configurato sostanzialmente inserendo il nominativo nostro e anche la frequenza. Perché la frequenza? Perché a seconda della frequenza la lunghezza d'onda varia. A 144 metri, 144 mega è 2 metri, a 4,30 è circa 70 centimetri, a 1 giga e 2, anzi a giga e 3 è 23 centimetri, a 10 giga è 3 centimetri. Quindi il rimbalzo cambia. Quindi a seconda della frequenza che voi andate a inserire, la finestra si apre o si chiude a seconda delle possibilità. Questo è quello che dicevo prima al locatore, che al posto di avere fino a 4 è ulteriormente più preciso. Questo è quello che noi andiamo a collegare, il Z7, che è zona Bassa Italia. Ti dice il QRB, quindi 596 km, questo è basato da questi due calcoli. Questi qua è come dare la longitudine e latitudine per i radiomotori, corrisponde al punto. E inseriti questi dati, automaticamente il software va a calcolare
l'aria tra i due punti, per cui si vede il piano dei monti. Questo qui è il nostro amico, questo dall'altra parte, quindi il nostro corrispondente che vogliamo collegare. Attenzione che non fa riferimento a quello di prima, nel senso che in realtà la persona che avete visto prima è qui nel Veneto e non ci sono montagne. Comunque vi fa il profilo. E vi dice che in questo momento ci sono due aerei buoni per fare il collegamento, perché sono quelli in viola, ce ne sono due. E probabilmente uno di questi prima o poi potrebbe entrare all'interno per fare diventare buona la. Per cui in questo momento questo è un collegamento che noi radioamatori chiamiamo QSO fattibile. Quando andiamo a vedere gli aerei, lui dà praticamente il nome dell'aereo, la posizione geografica, l'altitudine, le direzioni, dà anche il modello, diciamo che da un punto di vista non è che è logico che se abbiamo un Boeing, cos'è un 78, è gigante, se abbiamo un Piper è piccolino e quindi il rimbalzo è molto minore. Distanza all'incrocio e l'orario di incrocio. Quindi a un certo punto questo adesso è zero perché è già dentro, se no sarebbe, non so, mancano 3 minuti per il collegamento. In questo caso per 14 minuti è possibile fare il collegamento. I colori degli aerei sono interessanti perché quello grigio è un aereo che non ha a che vedere per quella tratta che abbiamo deciso noi, non interessa, cioè non ha a che fare con, non è interessante per noi, quindi è completamente fuori tratta. Quello giallino è un aereo sotto quota, quindi è troppo basso per fare da ripetitore. Quello rosso è altezza utile, ma non è ancora dentro la finestra, utile per fare, quindi è ancora distante, sta per arrivarci. Quello viola invece è utile per fare il QSO. Quindi in quel momento potete collegarvi. Come dicevo prima, l'incrocio può essere di questo tipo e il QSO tendenzialmente dura di più, perché l'aereo permane di più all'interno della parte interessante, cioè della finestra. In questo caso dura di meno. Tenete presente che comunque per fare un collegamento bastano circa 30 secondi, per cui non è che servono grandi minuti, cioè il collegamento sulle gare è molto veloce, perché si scambiano 3 dati e è finito il collegamento. Quindi tra i 15 e i 20 secondi è più che sufficiente per fare il collegamento, per scambiarsi i dati. Beh, questo non è interessante. Questo qui è solo titolo di informativa, di curiosità. Questo qui praticamente sono tutto il traffico aereo che c'è stato praticamente in tutto il contest, cioè durante tutta la gara in Europa. Come vedete, la parte nera sono le tracce degli aerei passati. Come vedete, la copertura è totale. Quindi trovare un aereo è molto più facile di quello che sembra. Di solito è solo questione di minuti, non di ore, per trovare un aereo utile. Non è così difficile trovarne. E qua stiamo parlando del 2013, ogni anno gli aerei sono di più, non di meno. Quindi. Volendo, c'è un video che però qui non c'è internet, quindi non si può vedere. C'era un video in cui si sentiva la voce di una persona che non si sente niente durante la chiamata, poi a un certo punto si sente salire la voce, si fanno il collegamento e poi si sente la voce scendere. Per chi è interessato, comunque lì sono tutti i collegamenti su YouTube dove si sente questa cosa. I 2 metri sono collegamenti in 144, questo è 10 giga, questo è 2 giga e 3, 1 giga e 2. Quindi si ha la possibilità di vedere diverse frequenze utili. Com'è che funziona durante la gara? Durante la gara devi trovare il corrispondente interessante e interessato a fare il collegamento. Tendenzialmente viene usata una chat dove tutti i collegamenti, cioè tutti i collegamenti, scusate, tutte le persone che sono interessate a fare quel tipo di collegamento
si iscrivono a questa chat e dicono: io voglio fare un collegamento e sono pronto. Chi è interessato gli dice: sì, io ci sono, questo è il mio locatore. Sapete che l'informazione è fondamentale per sapere la posizione. Viene messa la posizione all'interno del software, il software dice ok o no, manca 5 minuti, manca 10 minuti, manca 2 minuti, e da lì si decide. Il collegamento deve essere fatto sempre via radio, questo è solo un supporto per dire iniziamo e diciamo sincronizziamoci, altrimenti sarebbe impossibile. Il collegamento, quindi la chat, che è via internet, viene fatta solamente per iniziare, diciamo, per vedere la possibilità del collegamento. Poi il collegamento e tutti i dati sono sempre passati, non è possibile, cioè si viene squalificati se si passano i dati attraverso la chat. I dati devono passare attraverso la radio. Beh, io non sto qua a spiegarla perché non ha niente a che vedere con il talk. Comunque, questo è quello che praticamente viene utilizzato. Chi è interessato a vedere il software può venire di là, possiamo fare delle prove per avere un'idea di come funziona. Le slide sono state fatte da Alessandro, Z3VTH, che opera normalmente, è un esperto di questi tipi di collegamenti, che purtroppo non c'è perché sta andando proprio a fare una gara che inizia domani alle 4, sta andando vicino a casa di Guido. Sì, sono su quelle montagne là in alto. E basta, se avete qualche domanda. Ah, qualcuno mi aveva già chiesto prima per le antenne. Per le antenne non ci sono grandi problematiche, nel senso che è meglio avere una direttiva. 8 elementi, dai 5 elementi in avanti. Non serve neanche grande potenza. È logico che dipende poi dal tipo d'aereo e dal tipo di distanza. Tenete presente che una 8-10 elementi comunque è un'apertura di 20-30 gradi, anzi intorno ai 20-30 gradi. Quindi l'aereo è sempre dentro, non serve andare dietro all'aereo, ma basta solo puntare verso il corrispondente. Automaticamente sia l'apertura verticale sia l'apertura orizzontale dell'antenna è più che sufficiente per far effettuare il collegamento. Quindi non serve avere puntamento in azimut, e in zenith e seguire l'aereo perché non serve assolutamente a niente. È come puntare una pila, più distante vai più la pila si apre, quindi l'aereo lo beccate sempre. Naturalmente l'aereo ne beccate veramente una piccola parte, di quella parte torna indietro e una piccola parte va a finire al corrispondente, non è tutto il segnale. Ci sono domande? Sì. Ah, serve questo. Prova? Buono. Da dove si ottengono tutte le informazioni sugli aerei che stanno passando? Allora, le informazioni, quello che ha fatto il software, che è un radioamatore tedesco, inizialmente le prendeva da Flightradar24. Poi questa, presumo che sia una società, non so chi siano bene, voleva dei soldi a un certo punto per avere i dati. Allora questo, lui ha detto, è un prodotto open source, per cui a me non ti do niente. E sostanzialmente sono dei radioamatori, tra cui Alessandro, che hanno ricevitori, che è la stessa cosa che per chi è interessato può venire a vedere da noi, riceve e manda i dati automaticamente a un server centrale che praticamente è la posizione di tutti gli aerei. Tenete presente che questo è usato qua in Europa, in America, cioè dove ci sono aerei. In Africa, per esempio, difficilmente viene usato sia perché ci sono pochissimi radioamatori, sia perché non c'è un grande viavai di aerei, quindi è fattibile solo in certi casi. Comunque la ricezione, cioè il posizionamento che vedete degli aerei è fatto da altri radioamatori che ricevono e mandano gratuitamente a lui perché gli interessa. Grazie.
è un dare e avere. Altre domande? Bene, grazie.